Bella ragazzi, ed eccoci qui con la decima puntata della nostra carriera di FIFA 2020. Ragazzi, oggi mentre sotto guardate la classifica aggiornata con le prime 10 squadre, oggi andiamo a fare il Cagliari, ragazzi. Questo è un bel Cagliari con pochi acquisti, però azzeccati, con Birsa CC, con Nainggolan arrivato ieri dall'Inter e con Rog dal Napoli. Quindi ragazzi, obiettivo per me arrivare fra le prime 10-12 squadre e almeno sfiorare i 50 punti. Ragazzi, non penso che questo Cagliari possa rischiare di andare in Serie B. E adesso andiamo al calendario e vediamo come si comporta questo Cagliari, ragazzi. Fino al 26 maggio 2019, appunto, abbiamo l'ultima partita contro l'Udinese e andiamo a simulare il tutto. Eccoci ragazzi, prima dell'ultima partita contro l'Udinese. Speriamo che questo Cagliari abbia fatto almeno 45-50 punti, perché mi dispiacerebbe comunque un Cagliari retrocesso, visto gli ottimi acquisti, a parere mio, per una squadra non tantissimo blasonata. Allora, col Genova 2-2, con la Lazio ha perso 3-1, col Napoli ha perso, con la Juve ha pareggiato, con la Spal ha perso, col Toro ha pareggiato, con Lecce ha vinto 2-1, con la Roma 1-1, con l'Inter 0-0, con l'Hellas abbiamo vinto, con la Fiorentina abbiamo perso, col Bologna abbiamo pareggiato. La vedo un po' tosta. Però il Cagliari ha fatto 46 punti, ragazzi. Per me 46 punti sono già buoni, contando che abbiamo ancora l'ultima partita e potremo toccare i 49 punti. Quindi andiamo a vedere la nostra formazione, che è perfetta, perfetta. Andiamo a simulare l'ultima partita contro l'Udinese in casa e vediamo se questo Cagliari riesce a toccare quota 49, che a parere mio sarebbe ottima. Andiamo a simulare fra 3-2-1. Il Cagliari finisce 1-1, finisce il suo campionato, la sua carriera con 47 punti, con la classifica aggiornata sotto. Vediamo Pavoletti con 15 reti. Voglio vedere anche il nostro ninja come si è comportato, oltre agli altri. 15 gol Pavoletti, 10 gol Pedro, vediamo, 6 gol il ninja. Non è andato male comunque questo Cagliari, non è andato male, a parere mio si è comportato molto bene. Ha fatto 47 punti, non sono tanti, però non sono neanche pochi. Cragni è salito di 2. Vediamo gli altri, chi è migliorato. Romagna è salito di 2. Romagna è un altro acquisto del nuovo Napoli, ex Chievo Verona. Faragò, Machiello più 1, un altro. Il ninja è rimasto 85. Rog è salito di 2. Ciccarini è sceso a meno 3. Birsa è sceso di 1. Cerri più 3, ottimo per Cerri. Verde più 3, non è andato male questo Cagliari. E niente ragazzi, con sotto la classifica aggiornata, dove il Cagliari finisce il proprio campionato a 47 punti, ci vediamo lunedì per un'altra carriera, ragazzi, di FIFA 20 con un'altra squadra di Serie A. Un saluto al vostro FF Channel.